Per il programma Settembre in Natura, promosso dalla Regione Marche nell'ambito della Strategia regionale di sviluppo sostenibile, il Centro di Educazione Ambientale di Monte San Martino ha organizzato domenica 20 settembre una passeggiata alla ricerca delle erbe selvatiche mangerecce. Sotto la guida dell'esperta cercatrice Gabriella Furiani, anche sapiente cuoca, i partecipanti hanno esplorato campi e sentieri ricchi delle prime piante settembrine. Oggi abbiamo fatto un'esperienza, abbiamo fatto su un sentiero, abbiamo trovato molte, molte erbe spontanee, tra le quali ci sono molte erbe curative e molte anche non commestibili. È molto importante riconoscere le erbe, cose che i giovani oggi non conoscono più, dar valore a molte piante che possono servire anche per la salute, per il benessere della persona, disintossicanti. Forse oggi gli diamo poca importanza, ma nel futuro questi giovani dovrebbero avere più cultura e loro con questi potenziali che ci stanno oggi, con i cellulari, potrebbero scoprire delle cose meravigliose che noi anziani nemmeno sapevamo. Abbiamo trovato delle erbe tipo crespegne, tarassaco, cicoria, e con queste erbe unite un pochino di cipolla fresca sono ottime delle frittate, ottime da mangiare. Importante anche la mentuccia, prima di fare la frittata facciamo una bruschetta con la mentuccia, pomodoro e un pochino di aglio, è una cosa buonissima, sarebbe meglio il pane integrale. Marzia Furiani, referente del centro ambientale che organizza l'iniziativa, ha ricordato come la raccolta di erbe spontanee e commestibili ci permette di recuperare il valore primario della natura, ricordandoci che le coltivazioni sono arrivate soltanto dopo e che una volta i nostri avi raccoglievano quel che il territorio nel quale vivevano dava loro senza necessità di coltivare i campi, evitando così di intaccare la biodiversità. Il sindaco del paese dei Crivelli e della Mela Rosa, Matteo Pompei, ha sottolineato l'importanza e l'enorme potenzialità di un sano ambiente naturale per valorizzare in chiave turistica ed enogastronomica il borgo maceratese. Monte San Martino è un paese situato alle pendici dei Monti Sibillini, immerso in una natura incontaminata, e proprio su questo noi stiamo puntando come amministrazione comunale. Sport all'aperto, trekking e piste ciclabili. Dobbiamo fare della natura e di questo ambiente la nostra forza turistica e di qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio i ragazzi del nostro centro di educazione ambientale, Casa Ecologica, una risorsa fondamentale per il nostro comune che da 2 anni puntiamo su questo e che vogliamo continui nel tempo.